In questo filmato vediamo come attivare le guest addition in un ambiente Slackware 13 virtualizzato con VirtualBox. Abbiamo già caricato il sistema operativo GNU/Linux Slackware 13 e vediamo come procedere con l'operazione di installazione delle guest addition di VirtualBox, in questo caso per ambiente Linux. Andiamo sul menu Device di VirtualBox e azioniamo il comando relativo all'ultima posizione dell'elenco, cioè il comando install guest additions. Ecco, vedete che K10 propone il montaggio di un disco ottico ovviamente virtuale, si tratta di un'immagine ISO predistribuita insieme all'ambiente di VirtualBox. Azioniamo questo pulsante e il sistema ci propone tre opzioni. Apriamo qui con Dolphin, che è il nuovo file manager dell'ambiente KDE 4. Confermiamo e avremo a disposizione il contenuto di questo CD virtuale, per così dire, con, vedete, diverse risorse all'interno. Diamo una visualizzazione per colonne in modo da poter leggere in modo più agevole. Ecco, vediamo che abbiamo diversi programmi avviabili, alcuni per l'ambiente a 64 bit, alcuni per Windows, alcuni per Solaris. Sostanzialmente quelli che ci interessano in questo caso sono i quello che ci interessa in questo caso è il programma per Linux a 32 bit. Ovviamente questo non andrà eseguito direttamente azionando il tasto che state vedendo, ma andrà eseguito da un terminale o da uno pseudo terminale in modo tale da poter controllare l'esito dell'operazione. Per cui adesso con il tasto funzione F4 oppure ecco, aprendo il terminale direttamente in basso nell'interfaccia di Dolphin, potremo impartire un, ecco, magari sganciando il terminale e rendendolo un po' più visibile, potremo visualizzare effettivamente la presenza dei file e poi con la solita notazione del terminale Linux, quindi dot slash, nome del programma che in questo caso sarà VBox per Linux in architettura x86, cioè il 32 bit, non il 64 bit. Azioneremo quindi questo programma dando invio e saranno installate le guest additions. Ecco, vedete che il programma ci dice che l'operazione è stata abortita in quanto abbiamo effettuato l'esecuzione del programma senza i privilegi di root. Invece occorrerà, ecco, passare in modo superutente e rieseguire il programma in modalità superutente. Viene eseguito, vengono installate le guest addition per VirtualBox 308, vengono generati compilando al volo i moduli per il kernel e alla fine del procedimento avremo le guest additions installate in questo ambiente GNU/Linux Slackware 13.0. Attendiamo completamento dell'esecuzione. A questo punto porto in primo piano, ecco, il terminale. Scusate, non sono molto. Ecco, a questo punto abbiamo completato l'operazione e le guest additions sono installate. A questo punto possiamo andare nella visualizzazione
dei device di KDE4, quindi questa icona è, ecco, operare la rimozione del device virtuale.